Il mondo funziona in un certo modo fino a quando non arriva una nuova grande idea e cambia tutto. E se potessi analizzare il tuo sangue a casa tua? E se non fosse un'intera fiala, ma solo una goccia? Ho deciso di lasciare Stanford. Questa macchina cambierà il mondo. Questi ragazzi non pensano troppo, non rimangono fermi al modo in cui le cose si facevano un tempo. Loro vogliono cambiare le cose subito. Insieme renderemo l'assistenza sanitaria accessibile a tutti. Non capisco come lei possa realizzare progetti di ingegneria chimica complessi solo con un diploma. Questa tecnologia è 10 anni avanti. La tua idea è irrealizzabile. Continua a provare. Fare o non fare. Non c'è provare. Lo dice Yoda. D'accordo. Se è questo che vuoi, dovrai impegnarti fino in fondo. Che vuoi fare per riuscirci? Non c'è una sola ragione per dubitare di me. Non è neanche lontanamente funzionante. Che cosa mostreremo allora? Gli diremo che non abbiamo un prototipo funzionante. Giusto? La nostra serie B ha chiuso a 165 milioni. Trova i soldi! So che cosa hai fatto alla dimostrazione. La dimostrazione è stata uno stimolante passo avanti. Non dirlo a nessuno, ti proteggerò io. Questo è uno stimolante passo avanti. Non è semplicemente il mio lavoro, sono io. Chiunque dubiti della mia azienda, dubita di me. Sei CEO di un'azienda da miliardi di dollari, di cosa hai paura? Tutta la sua immagine è falsa. Dobbiamo fermarlo. Non abbiamo visto un solo contratto, lei ti sta mentendo. Stai perdendo il controllo, perderai tutto. No, sto bene, va tutto bene. Tu non capisci gli affari. E tu non capisci la scienza. La sua azienda ha messo in pericolo delle vite. Questo è il tuo sogno, la tua storia. Le persone si fideranno della tecnologia. Perché si fideranno di te.